Camusso. Care compagne e cari compagni, domani è il 27 gennaio, la giornata della memoria. Ricordarcene e ricordarlo è parlare di questa nostra Europa e ricordarsi che se l'Europa ha potuto attraversare una stagione di unità, di ricostruzione di un'idea sociale, di costruzione di un'idea di comunità, è anche perché dalle straordinarie tragedie della Seconda Guerra Mondiale ha imparato che la pace è essenziale per avere prospettive economiche. Eppure, questa nostra Europa di oggi è anche attraversata da molti movimenti, organizzazioni, forze che richiamandosi al razzismo, all'etnia, ai localismi, stanno riproducendo un vento che non piace. E grande attenzione deve fare il nostro Paese, che grande prezzo ha pagato con il fascismo, con l'idea di stare con l'asse e quello schieramento che era lo stesso che produceva l'olocausto e le grandi stragi. E allora, dobbiamo dire che abbiamo visto con stupore quanto poco abbia fatto notizia che ieri a Napoli si sia saputo che c'è un'organizzazione che viene riconosciuta, che può addirittura presentarsi alle elezioni, che sta organizzando la pressione a una ragazza. La più unica colpa è quella di essere presa. E credo che sia intollerabile che non si colga come in quell'idea che la cultura ci ha detto qual era la modalità di aggressione, quella dello sconto della violenza sessuale, perché questa è un'idea che ancora circola in una parte del nostro mondo. E allora vorrei dire, non al governo che verrà, ma al governo che c'è oggi, se forse non ci sono gli estremi per mettere in atto quella legge che spedisce la ricostruzione del corpo fascista del nostro Paese. Perché noi sappiamo bene che ogni volta che si arretra di un piccolo pezzo rispetto all'attenzione a tutto questo, poi ci si trova su una frontiera difficile e recuperare diventa complicato, perché noi siamo un paese che in questi anni è stato attraversato dall'idea che bisognava avere politiche straordinarie sulla sicurezza dei cittadini, che ci hanno prodotto degli obblighi legislativi come il reato di clandestinità, e nel frattempo non si guardava a cosa stava succedendo sul piano della ricostruzione invece di forze fasciste. E credo che sarebbe un bel segno per il nostro Paese se al voto del 24 e del 25 febbraio non ci sia nessuna lista fascista a cui dare un voto. E che sarebbe un segno importante quello che si riparta da quella storia fondamentale per noi, che cos'è cittadinanza. Perché questo sarebbe capire cos'è il Paese e quali sono i bisogni, come sono determinati, qual è la ragione del disagio profondo che il nostro Paese sta vivendo. E guardate, non c'è bisogno di fare lunghi studi, basterebbe ascoltare la gente, basterebbe ascoltare le persone che si incontrano, che dicono ad ognuno di noi ogni giorno tante cose, ma immagino che le dicano a tanti altri, e provare a mettere in relazione queste cose per capire quali sono le priorità, le urgenze, i bisogni. Come quando noi, tutti noi, abbiamo visto quanto diventava insopportabile e dilagante il tema della precarietà, perché non ne parlavamo solo nei luoghi di lavoro, ma perché non c'era riunione di pensionati, delle leghe, dove non ci venisse detto che certo c'era un dramma che riguardava le pensioni, ma la loro preoccupazione è che i loro figli e i loro nipoti erano precari e non trovavano lavoro. E quando, a quanti di noi è capitato, in quel momento in qualche modo straordinario che si crea dopo un comizio, quando arrivano lavoratrici in lacrime che ti dicono perdendo il lavoro ho dovuto ritirare i miei figli dall'università, è lì che si capisce dove è arrivato il disagio, il cambiamento della condizione, ma anche che cosa hanno in mente le persone. Quei lavoratori e quelle lavoratrici delle aziende sequestrate, la criminalità organizzata,
che ti dicono: io ho bisogno che quel mio lavoro, quella mia azienda continui a lavorare, perché se la fermiamo e non la raggiamo, come diciamo con la nostra campagna Io da Dio, daremo una risposta che non è positiva e non daremo il segno che la legalità vince sempre. E ancora, ce l'hanno ricordato in questi due giorni, quanti migranti abbiamo incontrato che ci hanno detto che siccome il loro posto di lavoro non c'era più, siccome non riuscivano a tornarne un altro, per la crudeltà della legge Bossi-Fini, potevano scegliere, dovevano scegliere di tornare al loro paese, che non era una scelta di ritorno positivo, ma era la cancellazione del sogno su cui avevano costruito il loro progetto di migrazione, l'idea che potevano migliorare. E allora basterebbe prestare ascolto e attenzione a queste poche cose per sapere che mondo è il nostro paese, e si vedrebbe in tutta la sua evidenza come noi abbiamo avuto un governo negli ultimi mesi che non ha voluto vedere cosa stava succedendo, perché per lui ci sono forse i numeri della finanza, ma non ci sono mai le persone in carne ed ossa. Ed è per questo che abbiamo voluto provare a riportare al centro di una stagione difficile il tema del lavoro, perché non c'è una questione sociale fondamentale se non si guarda al lavoro come la grande questione che determina di nuovo diseguaglianze e difficoltà. E anche quando si parla del lavoro non se ne può parlare in qualunque modo. Noi ci ricordiamo in questi mesi quante volte abbiamo sentito dire ai giovani e ai ragazzi di questo paese, ma anche a tanti lavoratori, che i loro lavori sì erano umili, però bisognava accettarli, che non si poteva essere schizzinosi rispetto al lavoro che si doveva fare, che bisognava accettare un lavoro perché sia, e dentro quest'idea ci sono due cose straordinariamente negative. La prima, l'idea che l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani debba essere solo fatto di una fatica perenne senza mai apprezzare il fatto che il lavoro sia autonomia e libertà. Ma guardate che ce n'è un'altra. Si dice a tanta parte delle lavoratrici e dei lavoratori di questo nostro paese che il loro lavoro non conta, che è un lavoro che si accetta tanto per farlo, che non è la loro professionalità. E come facciamo a non dimenticarci che tutto questo vuol dire provare a guardare negli occhi quelle tante lavoratrici che la mattina entrano in un luogo di lavoro, in una stazione, e la rendono pulita per tutti quelli che arriveranno dopo? Oppure vuol dire non guardare negli occhi quei tanti lavoratori e lavoratrici che stanno in una cooperativa sociale e che cercano ogni giorno di alleviare sofferenze e difficoltà dal quale il pubblico si è ritratto e a cui non c'è più risposta? E allora guardare il lavoro, avere un'idea del mondo del lavoro, vuol dire anche guardare che cosa vuol dire per noi riunificare. E dentro l'idea del piano del lavoro ci sta esattamente anche questo. Noi non scegliamo un punto o un altro, noi indichiamo delle priorità perché abbiamo in mente questo mondo nel suo complesso, nelle sue tante articolazioni, ma soprattutto nella sua rivendicazione di dignità, di riconoscimento, di autonomia. Ma per noi, come fu nel 50 con il piano del lavoro, riunificazione vuol dire sapere che non puoi guardare solo a chi ha un lavoro, ma devi guardare ai tanti che lo cercano, che vorrebbero mantenerlo. E allora sì, certo, come molti interventi ci hanno detto, è il territorio il luogo fondamentale dove tutto ciò si possa esercitare, e sono le camere del lavoro il luogo dove chiunque entri si senta accolto, e si senta accolto perché c'ha una necessità di tutela, di riconoscimento, ma sappia anche che lì trova un punto di certezza sulla legalità contro i soprusi e contro qualunque idea di cancellazione dei diritti. C'è un lavoro che dobbiamo fare noi, che è quello giustamente di rivendicare quali sono i cambiamenti, ma anche sapere che anche noi abbiamo la nostra parte di lavoro, di necessità per tenere insieme questo mondo che è stato così divaricato e diviso. E abbiamo bisogno degli strumenti per farlo, l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo ripetuto. Bisogna cancellare ciò che impedisce alla contrattazione di essere libera espressione della determinazione delle piattaforme e degli accordi con le controparti, e quindi l'articolo 8 che ancora oggi Sacconi invoca dalle agenzie. E proprio per questo va cancellato. E ancora,
noi non ci stiamo a pensare che il mondo debba essere dei forti. E continuiamo a dire che l'articolo 9, la creazione dei ghetti per i disabili, è cosa che non vogliamo vedere perché abbiamo un'idea di civiltà del lavoro e della relazione. Così come, e abbiamo qui apprezzato le parole di ieri, per noi democrazia e rappresentanza non solo è una necessità di contrattazione, di accordi che dobbiamo fare, ma è la necessità di ripristinare quella idea che la democrazia dei luoghi di lavoro è parte della democrazia del nostro paese. E proprio per questo, questo sì, ha bisogno di una legge, perché la democrazia è regola per tutti, ovunque si sia. Ma insieme l'idea del piano del lavoro è che non ci basta che ci tolgano gli ostacoli che sono stati disseminati dagli anni di governo del centrodestra. C'è il tema nostro, che è quello che non basta dire, bisogna che abbiamo il coraggio di riconoscerlo. Non basta dire che ci sono troppi accordi separati e che abbiamo bisogno delle regole per superarli. Dobbiamo noi dire che la prospettiva del contratto nazionale di lavoro è prospettiva forte se diventa inclusivo di tutte le figure, se troppi lavoratori e lavoratrici non vedono nel contratto il punto di riferimento, anche noi siamo più deboli. E la domanda che ci viene dai lavoratori precari non è solo giustamente quella di cambiare la legislazione di questo paese, è anche quella di sapere che concediamo anche a loro, sì, la possibilità di essere tra i lavoratori che scioperano, tra i lavoratori che fanno una piattaforma, tra i lavoratori che conquistano un contratto, perché oggi loro guardano a tutto ciò come altro da loro. Sono le ragioni per cui insieme alle proposte concrete, al come crei lavoro, al come rilanci la politica industriale, c'è per noi un'idea di società e per questo parliamo al Paese in una parte, perché bisogna ricostruire una società che sia solidale in cui le relazioni ci sono. E ieri noi questa proposta abbiamo fatto al Paese e l'abbiamo fatta ai nostri ospiti. È come dire l'avvio di una grande campagna pubblica che è di confronto, di costruzione, ma anche di interlocuzione diretta. E devo dire che la prima cosa che credo che dobbiamo dire per apprezzare la presenza degli ospiti di ieri è che hanno avuto rispetto di noi e non sono venuti a farci un qualunque comizio elettorale. E credo che questo sia il segno del rispetto, ma anche dell'attenzione ai temi che abbiamo proposto. È altrettanto segno di rispetto. Dobbiamo considerare il fatto che non siano venuti a dirci avete ragione su tutto, ma che siano invece venuti anche a porci delle domande, dei dubbi, a dirci che cosa condividevano, su che cosa bisognava continuare a discutere. Perché di scene, appunto, il vostro programma e il nostro, in cui il mondo andava da un'altra parte, credo che il Paese non abbia più bisogno. Apprezziamo quindi questo rispetto, ma vorremmo interloquire con loro e con le cose che ci hanno detto. Perché si sono creati dei mostri che non hanno relazione, non pensiamo a un modello così. È un modello, per carità, che è intervenuto nell'emergenza, ma che c'è dietro un'idea che noi non condividiamo, che è quella che a un certo punto, di fronte alle difficoltà, tu fornisci dell'assistenza temporanea, metti in discussione la dignità di quelle persone e poi insegui giorno per giorno la soluzione di quella scatola che hai creato. No, noi abbiamo detto una cosa molto diversa. Noi abbiamo detto ci vogliono dei progetti precisi, delle opere da fare, delle verifiche da fare e delle opere che abbiano fine non solo di esaurirsi in quel punto di risanamento e di ricostruzione, ma che abbiano il compito di ricostruire competenze, tecnologie, capacità di esportazione. E poi vorremmo dire, chi pensa che mettere in sicurezza il territorio sia un lavoro di un tempo, un lavoro magari socialmente utile ma di un tempo, ancora in mente l'idea del cerotto, che faccia un intervento straordinario e poi domani succeda quel che succeda. Noi saremmo per evitare di continuare ad avere cerotto su cerotto, ma un'idea di organizzazione del territorio che sia concreta. In molti si sono interrogati se la nostra proposta, le risorse che devono stare nella nostra proposta debbono avere e possono avere quella dimensione derivante dalle tasse e dal recupero nei confronti dell'evasione fiscale. Sappiamo bene che c'è una parte del Paese che dopo aver tassato oltre ogni limite il lavoro dipendente, le pensioni e la condizione del Paese poi ha allergia ogni volta che si nomina la parola tassa.
ma altri invece sono interlocutori nei quali bisogna avere rispetto. E proprio perché abbiamo rispetto proveremo anche a ragionare sulle nostre cifre, però c'è una cosa che ci preoccupa in questo modo di affrontare il tema. Da un lato un punto di dissenso che sappiamo che abbiamo, ma continueremo la nostra iniziativa. Noi pensiamo che la patrimoniale serva in questo paese e serva discutere nel tempo parla, anche se sappiamo bene la difficoltà di usare questo argomento in una campagna elettorale. E noi soprattutto pensiamo che bisogna cambiare marcia sul tema dell'evasione. E quando in qualche modo si dà sempre per scontato che i tempi di recupero dall'evasione sono troppo lunghi, troppo lontani, c'è la sensazione che la si prenda troppo bassa rispetto invece all'esigenza che avremmo. E soprattutto credo bisognerebbe andare un passo oltre. Noi ne discutiamo se è meglio la strada degli aliquote, se è meglio la strada della detrazione, nella chiarezza però che bisogna abbassare le tasse sul lavoro dipendente e bisogna abbassarle sulle pensioni e certo anche sulle imprese, ma vorremmo sommessamente dire ancora una volta: per due volte si è ridotto il cuneo fiscale, è andato tutto alle imprese e non è andato niente al lavoro. E allora c'è un ordine di priorità quando si fanno queste scelte. E poi vorremmo dire sommessamente che forse, siccome le cifre sono più consistenti, si è guardato immediatamente al tema del fisco, ma dentro la nostra proposta le risorse non vengono solo da lì. E quando si ha tutta questa paura del pubblico, che resta un incubo in tutte queste discussioni, noi indichiamo anche un tema di riorganizzazione e di riordino della spesa pubblica. Ciò che neghiamo e continueremo a negare è che il riordino della spesa pubblica si possa fare attraverso i tagli lineari e il taglio dell'occupazione. Quello non è riordino e risparmio della spesa, quella è riduzione dell'intervento pubblico. E così come abbiamo detto, vorremmo che se ne discutesse, perché sennò sembra proprio che alla fine si immagina che i fondi della previdenza complementare debbano servire alle singole imprese. No, noi vogliamo che di quel patrimonio si discuta positivamente, guardate che non sono cifre marginali. E ancora, vorremmo che quando noi diciamo c'è un problema di assetto istituzionale, si consideri che lì dentro ci sono sicuramente anche delle risorse. Ma che forse è quello che dà fastidio è che noi non immaginiamo di tagliare un livello purché sia, che è un esempio pessimo del modo in cui si deve discutere delle questioni. E soprattutto, ce lo ricordava ieri Vendola parlando dell'esperienza della Puglia, e soprattutto non si voglia affrontare il nodo fondamentale, che il sistema bancario è ancora pieno di derivati e di finanza tossica. E di questo bisogna parlare, di questo bisogna occuparsi. Il nostro sapere, le tante ricchezze di informazione che abbiamo, ma anche il fatto che nel trasmettere in quel modo le informazioni c'è un'idea di paese. Abbiamo discusso di tutto questo in questi due giorni, un dibattito che crediamo assolutamente importante, che sarà a disposizione di tutti, e devo ringraziare non solo i tanti intervenuti, ma anche i tanti che hanno rinunciato ad intervenire. Penso a molti segretari generali di categoria. E che non basta quello che abbiamo fatto, abbiamo bisogno di più. E per questo diciamo che la conferenza inizia, non l'ha portata a termine, ha portato a termine la presentazione, ma ha iniziato invece quel lavoro straordinario che è la mobilitazione delle forze, che è la mobilitazione dei tanti che guardano a noi, che è la mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati, che è la certezza che noi, avendo fatto tanto in questo mese, vogliamo poter dire ai lavoratori e alle lavoratrici pensionati di questo paese che ci lasciamo alle spalle il paese che non ci piace, il paese che ha scaricato tutto sul lavoro, il paese che ha fatto le leggi sbagliate, il paese che non ha saputo guardare il lavoro negli occhi per dirgli di avere una prospettiva, per lasciare tutto questo alle spalle. La CGIL non conosce nessun'altra modalità che quella di mettersi sui propri piedi e ricominciare a mobilitare le persone. E glielo dobbiamo dire nella certezza di ciò che è stata la premessa della nostra discussione, e cioè che per fare tutto questo, per avere il lavoro come grande questione intorno a cui ruota la ricostruzione del Paese, noi abbiamo bisogno di un governo, di
di un governo che si assuma la responsabilità di avere una proposta non di cambiamento nella crisi, ma di uscita dalla crisi, che abbia la volontà, la possibilità di cominciare a fare quei provvedimenti che fanno sentire le persone dei cittadini a pieno titolo e il lavoro come la prospettiva che gli verrà riconsegnata. A questo noi guardiamo e su questo ovviamente dedicheremo il giorno di cambiamo dinanzi, con la certezza, perché questa è la nostra autonomia, che noi ci saremo in piedi sulle nostre gambe, qualunque saranno le proposte che ci saranno fatte voi, perché questa nostra idea è l'idea di ricostruzione del Paese e vive al di là di tutte le risposte singole del primo momento, vive come strategia, ma vive soprattutto per dare una risposta a quello che è la nostra campagna di quest'anno, fondata sul lavoro. Viva la CGIL! Grazie. 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 Ce l'hai? Hanno detto la parola al centro, che mi ha detto Lazio. Sì, ti sento. Grazie. Sì, ringraziamo subito il segretario generale della CGIL che si è fermata con noi mentre qui stanno più o meno smobilitando e ritorniamo a parlare quindi del piano del lavoro, numeri importanti per far capire il Paese. Sì, la proposta che noi abbiamo presentato al Paese, la proposta che c'è, se non si crea e difende il lavoro di questo Paese, non c'è prospettiva. E quindi ho l'idea di concentrare tutte le risorse che si possono trovare che costruiscano una risposta di lavoro ai giovani uomini e alle giovani donne e che pensino anche però alla riorganizzazione di un paese che ha bisogno di politica industriale, che ha bisogno di rimettere il lavoro al centro. Non sono mancate prese di posizioni con qualche distinguo, lei ha ringraziato tutti i suoi ospiti che sono venuti qua, che comunque ne hanno portato rispetto e ha rivendicato una patrimoniale, insomma, che non vede proprio una condivisione da parte di tutti. Il tema ovviamente è un tema difficile, ma da tempo noi ci stiamo dare segno alla progressività, non è solo proprio sul reddito di subire, perché anche considerare i patrimoni, di condotte rispetto alle proprietà, quindi noi pensiamo appunto non solo che serva una patrimoniale rispetto al finanziamento, a una parte del finanziamento del piano, ma serve una patrimoniale come della tassazione urbana, che diciamo che deve essere infinita, noi abbiamo ragionato di patrimonio del periodone, di una tassazione lo 0,5%, cioè quindi non follia, ma un'idea di progressività fiscale che riguarda. Prego, prego, ti sente? Esatto.